Ciao ragazze e ragazzi, perché magari questo video potrebbe anche vederlo qualche maschietto. Oh, in realtà anche gli altri video qualche maschietto li guarda. Però questo magari in modo particolare perché può interessare un po' tutti. In questo video vi voglio parlare di un'applicazione che si chiama Be My Eye. Questa applicazione, in realtà la conosco già da diversi mesi, però siccome non l'avevo ancora provata fisicamente, ho preferito aspettare un po'. I motivi per cui ne sto parlando sono due. Il primo, o forse uno in realtà soltanto, perché comunque io non ci guadagno niente, tanto per cominciare, però comunque secondo me ci guadagniamo tutti, perché vedo che è poco conosciuta. E il fatto che sia poco conosciuta può essere un pro e un contro, no? Secondo me è un contro perché se molte più persone utilizzassero questa applicazione, effettivamente potrebbe aumentare anche il lavoro. Venga, mi spiego. Che cos'è? Praticamente è un'applicazione che vi permette di guadagnare con l'iPhone. Attualmente, che io sappia, ho controllato il sito fino a poco fa, esiste solo per iPhone l'applicazione. Però secondo me se la cosa ingranasse un po' di più, penso che ci starebbero molto a crearla anche per Android, insomma, per altri sistemi operativi. Si chiama Be My Eye, come già vabbè, c'è scritto nel titolo, ed è questa è l'icona. E in cosa consiste? Praticamente, come dice già la stessa parola, siete degli occhi, praticamente. Occhi per chi? Occhi per delle aziende che commissionano a la società Be My Eye, in questo caso, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque così. Dei lavori. Che lavori, tipi di lavori sono? Sono praticamente i lavori che normalmente farebbero, per esempio, dei merchandiser, che sono quelli che per esempio, sto facendo degli esempi perché poi ce ne sono di vari tipi, cioè quelli che vanno magari nei supermercati a vedere se la merce dell'azienda, che ne so, Garnier è esposta nel modo corretto, se è esposta come accordi presi con il supermercato X, oppure i cosiddetti, per esempio, clienti misteriosi, infatti si chiama mystery shopping, o nel caso poi più frequente, almeno per i lavori che vedo qua nella mia zona. Quella di andare per esempio nei negozi di telefonia, perché la maggior parte di quelli che ho visto qua in zona sono tutti di finora sono stati Vodafone, negozi Vodafone, o nel caso che ho fatto io l'altro giorno, negozi Wind, o meglio, sì, negozi che rivendono prodotti Wind. Praticamente come funziona? Voi vi iscrivete, fate un account importantissimo, vi servono codici fiscali, cioè comunque fondamentali dovete dare ovviamente i vostri dati personali perché presuppone un pagamento presuppone anche dare dei dati personali. È un account PayPal. Io continuo a sostenere che chi oggi non ha un account PayPal non, cioè, è stupido non averlo perché comunque io tendo a escludere i siti in cui non si può pagare con PayPal. Tranne rarissime eccezioni, anzi un'eccezione, però PayPal è importantissimo perché serve appunto per avere accreditati i soldi. I soldi ve li accreditano solo dopo aver superato la soglia di 10 euro, però a questo poi ci arrivo. Quindi vi registrate, date i vostri dati per il pagamento, eccetera, eccetera, e la serietà di comunque di questa applicazione, di questo lavoro, diciamo, sta nel fatto che voi comunque verrete sempre valutati. Nel senso che quando vi iscrivete, intanto ho la possibilità di condividere su Facebook, in realtà io solo su Twitter, ma non mi ricordo di averlo letto, ma non mi ricordo di averlo visto, aver visto la possibilità sull'iPhone. Comunque su Twitter, per esempio, se twittate ogni tanto, lo potete fare una volta al giorno, cioè, gli fate pubblicità praticamente su Twitter, vi danno dei punteggi, vi dà dei punteggi e vi dà la possibilità di trovare gli annunci nella mappa, che poi vi farò vedere. Quindi questo vi permette poi ogni volta che fate un lavoro, prenotate un lavoro e poi lo seguite correttamente, eccetera, il committente vi dà un punteggio da 1 a 5 stelle, e anche quello vi aiuta a avere appunto come se fosse un voto, diciamo, che vi permette di avere la priorità su alcuni lavori in determinate zone. Perché cosa succede? Che per esempio, c'è nell'applicazione, vedete qua, certo job. Clicco su Job e vi apre la mappa. Adesso io la mappa la metto da più, cioè la voglio ingrandire così. E facendo così, adesso aspetta, ce n'era uno. Volevo farvi vedere che c'era un lavoro, mi sa che non c'è più. Ok,
Ok, allora mi sono dovuta spostare al nord per trovare qualche annuncio di lavoro, giusto per farvi vedere come funziona, perché qua per ora non c'è niente. Fino a oggi pomeriggio c'era qualcosa, mannaggia. Però non era vicino a casa mia. Allora, cosa succede? Quindi voi vi registrate, la mappa, ovviamente l'applicazione vi geolocalizza e vi mostra i lavori che ci sono entro un raggio di tot chilometri. Diciamo che voi il lavoro non lo potete comunque prenotare se non vi trovate nel raggio di 5 km. Diciamo che essendo gli importi abbastanza bassi, cioè diciamo che di solito ogni lavoro viene pagato dai 5 ai 7 euro, a cui poi dovete detrarre il 20%, che non è molto, però se la cosa incrementa può essere comunque può dare un qualche soldino, insomma, per arrotondare così. E comunque, appunto, ha senso solo se è vicino, entro un raggio di 8 km. Inutile che vi andate a fare un lavoro di 5 euro a 30 km, a 20-30 km, chi manca la benzina, praticamente, vale la pena. Io l'ultimo che ho fatto, vabbè, era sì, vicino a casa mia, insomma, neanche 5 km, forse di meno. Perché sì, l'ho potuto prenotare da casa, quindi sì, era entro 5 km. Cosa succede quindi? Poi mi arrivano le notifiche comunque ogni tanto, però vi consiglio di dare un'occhiata perché magari quel giorno sì, è a più di 10 km, a più di 5 km, però che ne so, dovete andare in quella zona, magari controllate se c'è qualcosa così potete prenotarlo. E nella mappa vi appariranno questi simboletti qua. Se ci cliccate, verifica, guardate qua, vi appare questa qua, verifica promo, e vi faccio vedere un esempio di un job, un lavoro. Quindi, per esempio, questo qua, vendita promo punto forte, volantino 22, vi dice che ha da un massimo di 85 crediti, cioè da un minimo di 85 crediti, porca miseria, eccolo qua, a un massimo di 515 crediti. Ogni 100 crediti corrisponde a 1 euro, quindi al massimo questo lavoro vi darà 5,15 euro, per intenderci. Da questi 5 euro poi vengono detratti il 20% di tasse, che poi, vabbè, questo poi ve lo spiego dopo. Ci sono le istruzioni. La prima cosa che dovete fare quando vedete un lavoro, dovete andare a vedere le regole, quindi andare a vedere il regolamento e leggervi un po' in che cosa consiste. Ora, questo è un tipo di lavoro che io non ho fatto, vi parlo magari di quello che ho fatto io così vi fa capire, però comunque è importantissimo, leggetevi sempre il regolamento e cosa dovete fare, perché magari non ve la sentite, che ne so, il fatto di fare lo shop, il cliente misterioso, che ne so, di fare delle domande, c'è cioè che magari non se la può sentire. Quello che ho fatto io, che comunque è una delle più frequenti che capita almeno da queste parti, è quella di andare in un negozio di vendita di telefonia, di vari operatori, tra l'altro, e mi chiedeva, per esempio, intanto vi chiede di prenotare il lavoro, e solitamente questa cosa rossa qua, di solito se il lavoro è prenotabile perché siete entro un raggio di 5 km, è verde e vi chiede di vi dice che potete, insomma, prenotarvi. Una volta che vi siete prenotati, dovete essere nel posto entro 60 minuti, quindi considerate sempre questi fattori qua. Una volta che siete sul posto, avrete un tot di tempo per fare appunto il check-in. Fate il check-in e poi ci sono tutte le istruzioni, è di una facilità incredibile, proprio perché è in italiano. Infatti, questa cosa mi piace assai, tanto che sia in italiano, comunque. E quindi poi ci sono tutte le istruzioni. Generalmente vi chiedi di fare delle domande tipo, che ne so, nel posto in cui siete, che ne so, è dentro il negozio in un centro commerciale o in una strada, quante vetrine ha? Poi magari vi chiede queste sono importantissime, cioè in quasi tutti i lavori penso, di fare delle foto alle vetrine per esempio, oppure di fotografare, nel mio caso, l'angolo, la vetrina in cui si trovavano i prodotti Wind. Vi chiede anche la prova del fatto che siete entrati. Ora, il fatto che a volte non sempre si può dare questa prova. Diciamo che potete anche dirlo tranquillamente ai negozianti, ai proprietari del negozio, perché quello che fate non è illegale, è assolutamente legale e c'è anche l'autorizzazione. Comunque vi spiega che comunque è una cosa che, ripeto, è una cosa che normalmente possono fare anche, ci sono proprio quelli che lo fanno di mestieri, merchandiser, però per quanto riguarda i committenti, questa cosa è una figata, perché magari l'azienda Wind, per esempio, magari non si può permettere di, cioè non si può permettere, non è che non si può permettere, diciamo che è più comodo, cioè può avere potenzialmente migliaia e migliaia di persone sparse ovunque che gli possono fare appunto questo lavoro. Magari appunto sono delle cose talmente semplici che non è che magari assumi una persona di proposito, magari, vabbè, però così in questo modo abbiamo possibilità tutti di guadagnare qualcosina. Ogni cosa deve essere verificata, cioè
ci sono delle domande a cui rispondo, vedo, sono veramente facilissime, leggetevi sempre il regolamento e non sbaglierete. Delle foto possono chiedervi anche dei video, anche se a me non è capitato onestamente, però leggendo sul sito ho capito quello. Fare le foto, a un certo punto quando avrete finito tutto, potete anche non farlo tutto, però vi consiglio di farlo tutto, insomma, anche perché è importante per il punteggio di cui sopra. Anche i commenti opzionali vi consiglio di compilarli. Fate insomma il modo di fare un lavoro fatto bene e il punteggio poi così sarà alto e avrete sempre più possibilità, più ne fate più possibilità avrete. A quel punto potrete fare, vi chiederà di uploadare, di fare l'upload di tutti i dati che avete raccolto e li trasmette a loro. Una volta trasmesso dovrà essere approvato ovviamente questo lavoro, e a me l'hanno approvato dopo 3-4 giorni circa, una cosa del genere, e vi faccio vedere, vi arriva l'avviso, cioè nel borsellino, va bene, ecco, se riesco a cliccarci, nel borsellino vi apparirà così. Dettagli, pagamenti, ok, lavoro svolto 1, vedete, avevo guadagnato 5,70€, a netto delle tasse 4,76€. Poi quando avrete raggiunto la soglia minima di 10€, vi apparirà qua sotto, io l'avevo già visto però ancora era in rosso, vi apparirà eccolo qua, guardate, anzi si vede da qua, quindi questo è il lavoro che avevo fatto io, il 20 agosto. Qua sotto, quando una volta che voi raggiungete la soglia, questo pulsante diventa verde e potete inviare i soldi al vostro conto PayPal, che ovviamente ho già impostato. E niente, questo è quello che bisogna fare. È di una semplicità disarmante, è una figata allucinante secondo me, sia per tutti quelli che possono farlo. Spero che esca più presto anche per gli altri smartphone, perché al nord vedo che ci sono molti iscritti, molti AI come li chiamano loro. Qua non c'è niente, e ho notato un'altra cosa, infatti ho fatto bene ad aspettare perché altrimenti questa cosa non l'avrei notata. Per esempio mi è arrivata l'altro giorno la notifica che c'era un lavoro a Belpasso, a me non mi viene proprio vicino a Belpasso, però avevo visto la notifica, ho visto che pagavano 580 crediti, tipo una cosa del genere, più o meno come quello che avevo fatto io, poco di più. Dopo circa uno o due giorni mi arriva di nuovo la stessa notifica, pensavo fosse un lavoro diverso, invece sono andata a guardare allo stesso indirizzo, era sempre per un negozio Wind, stavolta pagavano 700 e rotti credit. Ma è strano questa cosa che si è aumentato. Oggi, stamattina, infatti sono stata tentata ad andarci, mi era arrivata di nuovo la notifica, sempre dello stesso lavoro, sempre a Belpasso, stesso indirizzo, bla bla bla, per 1000 crediti. Quindi ho un sospetto, cioè ho intuito questa cosa, che probabilmente, non essendoci nessuno disposto a farlo nei paraggi, hanno aumentato la posta sperando che qualcuno ci andasse. Mi sono mangiata le mani, perché alla fine, vabbè, ho detto non ci sono arrivata, e adesso l'hanno tolto. Sono stata una cretina, cioè sarebbero stati praticamente già 10 euro, poi al netto, vabbè, avrei superato la soglia. Comunque, io vi lascerò nell'info box il sito. Nel sito ci sono dei video che poi non ho capito perché questi video li hanno caricati su Vimeo. Potevano metterli su, cioè sarebbe stato meglio su YouTube, che magari li potevo direttamente condividere. Comunque, nel sito trovate tutte le informazioni. Ripeto, è una cosa legale, fatta bene, sicura. Cioè, ripeto, non ho ancora ricevuto un primo pagamento, però potete anche leggere qualche info in giro. Spero che magari lo facciate anche voi. Ripeto, più siamo meglio è, perché così aumenta anche il lavoro, perché finora qua proprio non caga nessuno in Sicilia, cioè veramente non ne trovo mai. Se vi faccio vedere, cioè per dire, in tutta la Sicilia in questo momento non c'era nessun annuncio di lavoro. Vi faccio vedere così a occhio la zona di Milano e provincia, guardate quanti ce ne sono. Ah, importante, il lavoro quando lo prenotate voi non lo può fare nessun altro, e se non avete intenzione di farlo vi consiglio di cliccare su rinuncia, così lo può prenotare un'altra persona, sempre per il discorso che non accumulate punteggi negativi, cioè vi conviene sempre comunque, c'è una cosa seria, non è una cavolata, insomma fatelo sempre con come qualsiasi cosa, con serietà. E guardate qua, ce ne sono 15 nel raggio di niente, vabbè. Va bene, spero che vi possa essere stato utile, fatemi sapere se lo fate, come vi trovate, è una figata per me. Alla prossima, ciao!